Buongiorno. Assalomu alaykum, hurmatli italyan tili ixlosmandlari. Sizlar bilan yana diydor ko'rishib turganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Bugun biz o'tgan darsimizni mantiqiy davomi sifatida to'p bebog'lovchilarni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. O'tgan darsda esingizda bo'lsa, sizlar bilan teng bog'lovchilarni ko'rib chiqqan edik. Bog'lovchilar o'zi gaplarda juda muhimmi? Ularsiz gaplar bo'lmaydimi? Deb o'ylashingiz mumkin. Albatta, ular muhim. Biz har bir so'zimizda bog'lovchilardan, kirish so'zlardan, madal so'zlardan foydalanamiz. Bu bizning nutqimizni yana ham chiroyli bo'lishiga, yana ham ta'sirchan chiqishiga yordam beradi. Demak, italyan tilida tobe bog'lovchilar. Cioè, le congiunzioni subordinative. Dai, cominciamo lezione. Ok. Le congiunzioni subordinative uniscono una proposizione detta principale oppure reggente con altre preposizioni dette dipendenti o subordinante. Demak, o'z nomi bilan aytganda, tobe bog'lovchilar yoki ergashtiruvchi bog'lovchilar bosh gap, principale, demak bosh gap va ergash gaplarni bir-biri bilan bog'lashga xizmat qiladi. Demak, bosh gap bilamiz, qo'shma gaplarda bosh gap yagona bo'ladi va undan keyin bir nechta ergash gap kelishi mumkin. Va ular bir-biri bilan bog'lovchilar yordamida bog'lanadi va bu bog'lovchilar esa ergashtiruvchi yoki bo'lmasam tobe bog'lovchilar deb aytilib o'tiladi grammatikada. È meglio restare in casa poiché piove forte. Uyda o'tirgan ma'qul, sababi yomg'ir kuchli yog'moqda. Yomg'ir kuchli yog'ayotganligi sababli uyda o'tirgan ma'qul. Bu yerda, demak, uyda o'tirgan ma'qul bosh gap bo'ladigan bo'lsa, yomg'ir yog'ayotganligi sababli unga ergashib kelayotgan gap hisoblanar ekan. Ya'ni sababni ifodalayapti, harakatni, uyda qolishni sababini ko'rsatib bermoqda bizga. Okay, in base al legame di dipendenza tra reggente e subordinata si dividono in dichiarative ed altri tipi. Demak, u aynan bosh gap bilan ergash gapni qanaqa ma'no jihatdan bog'lashiga qarab, ergashgan bog'lovchilar ham, ya'ni tobe bog'lovchilar ham bir nechta turlarga bo'linar ekan. Bular qaysilar? Izohlovchi bog'lovchilar, che, come, dichiarative deyiladi. Demak, che, come, ti assicuro che rientrerò presto. Senga va'da beramanki, tez qaytaman. Demak, bu yerda seni ishontiramanki, senga va'da beramanki, ki so'zi bilan, ya'ni ki bog'lovchisi bilan bog'lanmoqda. Temporali, payt bog'lovchilari. Prima che, quando, dopo che, mentre, finché, appena, ogni volta, fino a che, allorché. Demak, bular payt bog'lovchilar. Mentre io guardavo la TV, mia madre leggeva la rivista. Men televizor ko'rayotgan paytimda onam jurnal o'qiyotgan edi. Ya'ni qilayotganimda o'sha paytda. Mentre'ni paytimda deb tarjima qilishingiz ham mumkin yoki shunchaki men televizor ko'rayotganimda deb berishimiz ham mumkin. Demak, bu holatda bu demak gaplar qanday bog'lanyapti bir-biri bilan, ya'ni congiunzione temporale bilan bog'lanyapti. Payt bog'lovchisi bilan. Congiunzione finali bor. Demak, congiunzione finali bular maqsadli bog'lovchilar. Bu yerda ergash gap bosh gapga qaysidir maqsad asosida bog'lanadi. Affinché, perché, allo scopo di. Bular demak aynan maqsadli bog'lovchilarni turlari hisoblanadi. Sababli, shu maqsadda, shu asosda deganday. Te lo ripeto. Affinché tu lo ricordi. Senga buni takrorlayveraman toki uni yodlab olguningcha.
Toki maqsad nima? Ya'ni sening yodlab olishing maqsad. Men senga buni takrorlayveraman boshga. Toki sen uni yodlab olguningcha maqsad demak bu ergashyapti. Okay, congiunzione causali bor. Congiunzione causali. Sabab bog'lovchilar. Sabab bog'lovchilari demak bular qaysilar bo'lishi mumkin? Poiché, perché, siccome, giacché, dal momento che, per il fatto che, dato che. Demak, sabab bog'lovchilari demak sababni ifodalab ko'rsatadi. Bu yerda keltirilgan misollarning hammasi demak sababli, o'sha holatda, o'sha asosda, o'sha ko'rinishda, shundan kelib chiqib kabi bir qator ma'nolarni ifodalaydi. In video Claudio per il fatto che ha una ricchissima collezione di francobolli. In video Claudia. Bosh gap bu. Ko'rib turganingizdek, Claudiani yomon ko'raman. Unga biroz hasad qilaman. Sababli. Nima sababdan? Che ha una ricchissima collezione di francobolli. Tug'ilgan kun konvertlarini yig'ish bo'yicha uni ajoyib kolleksiyasi bor. Shu sababdan men unga biroz hasad qilaman. Demak, hasad qilaman bosh gap bo'lsa, uni ergashgan gap bilan bog'lash uchun biz per il fatto che, ya'ni asosli, ya'ni shu asosida, shu sababli deb ko'rsatib bermoqdamiz va shu congiunzione causalidan foydalanmoqdamiz. Okay. Congiunzione comparative bor. Demak, taqqoslovchi, qiyoslovchi, bog'lovchilar bor. Bular qaysilar? Così kabi, come. Così come, dek kabi. Tanto come. Xuddi kabi. Tanto quanto qanday bo'lsa shunday. Più che, meno che, più di quanto. Bular demak, comparative. Ya'ni ikki kishini yoki ikkita gapni, ikkita holatni, vaziyatni, predmetni bir-biri bilan solishtirish uchun qo'llaniladi. Luisa è più simpatica di quanto lo sia Flavia. Luisa ancha yoqimtoy Flaviadan ko'ra. Ga qaraganda. Demak, chiroyli Luizani Flaviadan yoqimtoyligini ko'rsatib bermoqda bu yerda. Ya'ni ga qaraganda undan ko'ra deb taqqoslanmoqda. Okay, congiunzione interrogative bor. Bular demak so'roq bog'lovchilari. So'roq bog'lovchilari qaysilar? Demak quando, quanto, perché, se. Bular so'roq bog'lovchilari. So'roq so'zlari bor, so'roq bog'lovchilari bor. So'roq so'zlari ko'pincha gapni boshida kelib, ular o'zlari alohida ma'no berishadi. So'roq bog'lovchilari esa gapni o'rtasida keladi va ko'pincha ular gaplarni bir-biri bilan bog'lash uchun xizmat qiladi. Mi domando perché non abbiano ancora telefonato. O'zimga o'zim savol beryapman. Nega ular haligacha qo'ng'iroq qilishmadi? Nega ular haligacha qo'ng'iroq qilishmaganligini o'zimdan o'zim so'rayapman. Demak, bu yerda gapni bog'lash uchun perché, nega so'zi, nega so'roq so'zi qo'llanilmoqda. Okay. Per non confondere che congiunzione con che pronome relativo ricorda. Demak, che bu bog'lovchi ham bo'lishi mumkin, che bu olmosh ham bo'lishi mumkin. Ikkalasini bir-biri bilan adashtirib yubormaslik uchun nima qilishimiz kerak? Shuni esda tutishimiz kerakki, agar che olmosh bo'lib kelsa, u il quale, la quale, i quali, le quali, ya'ni bog'lovchili olmosh bilan bog'lana oladi. Ya'ni bog'lovchili olmosh bilan o'z o'rnini almashtira oladi. Agar u olmosh vazifasida kelsa.
Penso che tu ti ricorderai di avvertire Luca. Buier de congiunzione, boloce. Oile manchi Luca na ogiohlantrishin yodinda. Yani penso che buier de oile manchi. Oile mahsus yani. Men oile manchi. Bu yerda bog'lovchi bo'lib kelmoqda. Il libro che il quale mi hanno prestato è nuovo. Menga bergan kitoblari yangi. Demak, bu yerda il libro kitob. Che bu yerda olmosh bo'lib kelyapti. Kitobni izohlayapti. Qaysi kitob? Mi hanno prestato, menga berishgan kitobi. Demak, kitobni izohlab kelganda biz uni il quale bilan o'rnini almashtira olamiz. Chunki il quale ham pronome relativo. U keni o'rnida kela oladi. Qaysi ki, yoki kimki ma'nosida kelganda. Lekin biz penso che bilan penso quale'ni almashtira olmaymiz. Unda faqat penso ke bu birikma, shunaqa bir-biri bilan birikib qolgan so'z. Shuning uchun biz uni o'rnini almashtira olmaymiz. Ko'rib turganingizdek, agar siz keni olmoshligini yoki keni bog'lovchi ekanligini bilolmay turgan bo'lsangiz, siz uni quale so'zi bilan almashtirib ko'ring. Agar quale bilan o'rni almasha olsa, demak bu olmosh bo'ladi. Agar almasha olmasa, bu bog'lovchi bo'lib kelgan bo'ladi. Ok, ricorda ancora che la parola che ha varie funzioni. Demak, esingizda tuting che bu shunaqa so'z, bu faqat olmosh ekan, bu faqat bog'lovchi ekan deyishimiz noto'g'ri. Juda ko'p so'z turkumlari o'rnida kela oladigan so'z. Va u sifat ham bo'lishi mumkin, u olmosh ham bo'lishi mumkin va u bog'lovchi ham bo'lib kelishi mumkin. Ok, cari studenti, adesso facciamo esercizio con voi per fissare il tema. Demak, hozir sizlar bilan mavzuni mustahkamlash uchun mashq bajarib ko'ramiz. Completa le seguenti frasi inserendo la congiunzione coordinativa adatta. Aynan tabi bog'lovchilarni mos variantini qo'yib buni to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Masalan, mi piace giocare a tennis, non sono bravo. Menga tennis o'ynash yoqadi, men ustasi emasman. Men ustasi bo'lmasamda menga tennis o'ynash yoqadi. Deb bu yerda biz gapni to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Ok, esercizio voi dovete fare a casa. Trovate le parole nuove, traducete le frasi nuove e imparate alla memoria le parole sconosciute. E così via, voi potete fare tutti gli esercizi, potete leggere i testi, potete tradurre e così potete imparare lingua italiana in modo giusto. Cioè, quando noi traduciamo, quando noi facciamo esercizi, quando noi ascoltiamo le canzoni, guardiamo il film in qualche lingua, noi possiamo imparare questa lingua in modo giusto, in modo buono. E se noi non usiamo le parole che noi ogni giorno impariamo, non possiamo parlare fino alla fine questa lingua. Per parlare, noi non dobbiamo avere la paura, dobbiamo togliere le barriere e dobbiamo andare avanti. Sì, sbagliando si impara, ogni persona fa gli sbagli. Anche io, anche voi, anche tutti fanno gli sbagli, ma se noi temiamo, se noi abbiamo le paure di fare uno sbaglio, questo non è buono e noi non possiamo raggiungere il nostro scopo. Per raggiungere lo scopo dobbiamo studiare bene. Ogni giorno almeno 15 minuti voi dovete fare esercizi, dovete guardare qualche film, qualche video su YouTube e poi è importante guardare i nostri video per imparare questa lingua, la grammatica di questa lingua. Ok,
E adesso vi auguro una buona giornata, finisco lezione, grazie per l'attenzione, ci vediamo tra poco, ciao!